Salemi, furto di cavi di rame sulla linea ferrata, circolazione dei treni in tilt dalla notte scorsa. Trapani, operazione antidroga della polizia nel quartiere Fontanelle Sud. Castelvetrano, padre e figlio arrestati dai carabinieri per furto aggravato in concorso. Trapani, edilizia scolastica, ne arrivano ai 24 comuni e le province oltre 13 milioni di euro. Mazzara, al Teatro Rivoli ieri sera, grande spettacolo della scuola di danza in punta di piedi. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, la prima della settimana. Apriamo con la cronaca giudiziaria. Riprende questo pomeriggio il processo Cristalli più uno. Si tratta dell'udienza conclusiva del procedimento nel quale sono imputati il sindaco di Mazzara Nicola Cristalli e il capo della sua segreteria Palazzo dei Carmelitani Rosa Di Giorgi. Il servizio. Dopo il rinvio delle settimane scorse, si terrà oggi pomeriggio al Tribunale di Marsala l'udienza conclusiva del processo denominato Cristalli più 1, procedimento nel quale sono imputati il sindaco di Mazzara del Vallo, Nicola Cristalli, ed il capo della sua segreteria al Comune, Rosa Di Giorgi. Alle 15, davanti al giudice Riccardo Alcamo, inizieranno gli interventi finali delle varie parti, a partire dal Pubblico Ministero, che dovrà rendere note le richieste di condanna o di assoluzione per i due imputati. Dopodiché sarà il turno dell'avvocato mazzarese Fabrizio Torre, legale di parte civile, e dell'avvocato alcamese Baldassare Lauria, legale dei due imputati. Una volta completati gli interventi, il giudice Riccardo Alcamo si ritirerà in Camera di Consiglio per emettere la sentenza, sentenza che potrebbe arrivare già stasera. Come si ricorderà, il sindaco Cristalli deve rispondere dei reati di minacce, ingiurie, violenza privata e percosse, mentre la signora Di Giorgi deve rispondere dei reati di minacce ed ingiuria. Il processo verte su certi fatti accaduti nell'agosto 2011 in Piazza Mocarta a Mazzara del Vallo durante una serata di spettacolo organizzata dall'agenzia di comunicazione Italiana Stampa di Giancarlo Friculti. Momenti di tensione che sarebbero culminati in un pugno rifilato dal sindaco mazzarese al Friculti. Quest'ultimo si è costituito parte civile ed ha chiesto tramite il suo legale un risarcimento di 100.000 euro. Due persone sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Castelvetrano con l'accusa di furto. I particolari nel servizio. Li hanno sorpresi in flagranza di reato mentre erano intenti a rubare materiale vario da un'abitazione che si trova in contrada La Petra a Gibellina. Per questo motivo i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato Giovanni e Domenico Segreto, padre e figlio palermitani rispettivamente di 40 e 20 anni. Per entrambi l'accusa di furto aggravato in concorso. L'arresto è scattato venerdì mattina all'alba. Ad accorgersi della presenza dei due ladri è stato il proprietario dell'abitazione che ha immediatamente allertato i militari dell'arma. Giunti sul posto, i carabinieri hanno sorpreso e bloccato i due palermitani a cui nulla è valso il tentativo di fuga messo in atto con un furgone alla vista delle forze dell'ordine. A bordo del mezzo i carabinieri hanno rinvenuto la refurtiva, tra cui 200 metri di rete metallica, altri 100 metri di cavo elettrico, un bidone contenente 30 litri di gasolio e una pompa d'acqua. Il materiale rubato è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il furgone è stato sottoposto a sequestro. Dopo le formalità di rito, Giovanni e Domenico Segreto sono stati posti agli arresti domiciliari. E nel corso di alcuni servizi di controllo del territorio, sempre i carabinieri della compagnia di Castelvetrano hanno denunciato due persone. Si tratta di un pregiudicato di 23 anni che ha violato la misura di sorveglianza speciale alla quale era sottoposto, di un pregiudicato mazzarese di 27 anni, sorpreso alla guida di un'auto nonostante non abbia mai conseguito la patente di guida. Il mezzo, intestato a un tunisino, è stato inoltre sottoposto a sequestro in quanto privo di assicurazione. La polizia di Trapani ha eseguito controlli contro la detenzione, lo spaccio di stupefacenti, il bilancio e di un arresto e una denuncia, il servizio. Un ventenne arrestato ed un sedicenne denunciato alla procura dei minori di Palermo.
E questo è il bilancio di alcuni controlli eseguiti sabato scorso dalla Polizia di Trapani contro lo spaccio di stupefacenti. Il servizio nel dettaglio è stato effettuato nel quartiere Fontanelle Sud. Gli agenti della squadra volante sono riusciti a bloccare il minore che si trovava a bordo di uno scooter. Nel corso di una perquisizione effettuata sul mezzo, i poliziotti hanno rinvenuto 30 dosi di marijuana del peso di 50 grammi circa. Per il sedicenne l'accusa è di detenzione di sostanza stupefacente. La polizia ha esteso poi i controlli nelle abitazioni di noti pregiudicati. A casa del ventenne Leonardo Frazitta è stato rinvenuto un grosso quantitativo di hashish e marijuana, trovati inoltre dei bilancini di precisione, degli utensili per tagliare la droga ed alcuni vasi dove era stata piantata la sostanza stupefacente. Per il ventenne è scattato quindi l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La polizia non esclude che il giovane, che si trovava sottoposto ai domiciliari, abbia utilizzato alcuni pusher per immettere la droga sul mercato. L'attività è stata eseguita anche con l'ausilio di una smart che era stata sequestrata alla criminalità organizzata e che viene utilizzata ora nei servizi di controllo del territorio, consentendo di percorrere così anche i vicoli più stretti. Cordoglio a Mazara del Vallo per la morte del notaio Giacomo Giubilato, venuto a mancare nel pomeriggio di sabato scorso e i cui funerali si sono tenuti questa mattina in cattedrale. Di lui si ricordano la straordinaria professionalità, l'impegno politico e soprattutto quel suo spessore umano che lo ha sempre accompagnato anche nel suo cammino di impegno sociale e di uomo di cultura. Il prefetto di Trapani, Leopoldo Falco, ha convocato un incontro con la stampa per mercoledì prossimo alle 10. Durante l'incontro con i giornalisti saranno affrontate le questioni di maggiore rilievo per il territorio della provincia. A causa di un furto di rame, alcuni disagi si sono registrati questa mattina nella circolazione ferroviaria in provincia di Trapani. Il servizio. Disagi nella circolazione ferroviaria questa mattina in provincia di Trapani. L'ennesimo furto di cavi di rame perpetrato da ignoti la scorsa notte ha mandato in tilt il sistema, causando ritardi e la cancellazione di qualche treno. Il furto è avvenuto tra le stazioni di Salemi Gibellina e Alcamo di Ramazzone, tratto questo nel quale la circolazione è stata interrotta a partire dalle 4 del mattino. Motivo per il quale inoltre Trenitalia ha predisposto un servizio sostitutivo con autobus che operano tra le stazioni di Castelvetrano e Alcamo. In una nota Trenitalia sottolinea il fatto che l'asportazione di rame non comporta nel modo più assoluto problemi di sicurezza alla circolazione dei treni, ma soltanto rallentamenti e ritardi. La sottrazione del materiale, infatti, prosegue la nota, provoca l'attivazione istantanea dei sistemi di sicurezza che governano le tecnologie in uso nella gestione del traffico ferroviario, con arresto immediato dei treni. Disagi, insomma, che soprattutto i pendolari sono abituati a vivere a causa del dilagante fenomeno dei furti del cosiddetto oro rosso. Una piaga che, nonostante le misure di prevenzione adottate su più fronti in questi anni, è difficilissima da eliminare. Tecnici di Trenitalia e Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro sul posto per cercare di ripristinare la linea nel più breve tempo possibile e per far tornare alla normalità la circolazione dei treni in provincia di Trapani. E la linea ferrata tra le stazioni di Alcamo di Ramazzone e Salemi Gibellina è stata riattivata poco dopo mezzogiorno. La senatrice trapanese del Partito Democratico Pamela Orru è entrata a far parte della commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e sugli illeciti ambientali a esse correlati. La prima riunione dell'organismo è in programma giovedì prossimo. Come si legge in una nota, la commissione è composta da 15 senatori e da 15 deputati e avrà il compito di svolgere indagini per far luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o a esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata. Domani al Collegio dei Gesuiti a Mazara l'amministrazione comunale presenterà la certificazione online e progetti di wifi gratuito, piazzette digitali e informazioni utili alla cittadinanza attraverso la collocazione di monitor nelle sedi comunali. L'attuazione dei tre interventi rientra nell'ambito del progetto Zero Barriere, finanziato dall'assessorato regionale della famiglia per un importo complessivo di circa 550.000 euro, con un cofinanziamento di circa 22.000 euro a carico della ditta aggiudicataria. La presentazione è fissata alle 11.
Grande successo per la manifestazione Signum Crucis Arbor Vitae, itinerari di arte, fede e storia al Museo Diocesano di Mazara del Vallo e nel territorio bedicino, appena conclusasi al Museo Diocesano Mazarese. Più di 3.000 visitatori hanno attraversato le sale del museo e ammirato la mostra negli ultimi 3 mesi. Gli itinerari hanno coinvolto, attraverso le opere d'arte in prestito alla mostra e al ciclo di incontri sull'arte sacra, le città di Mazara del Vallo, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Marsala, il Parco archeologico di Selinunte, Cavi di Cusa, nonché l'intera rete museale Belicina. Parliamo adesso di edilizia scolastica. In arrivo nel Trapanese 13 milioni e mezzo di euro per interventi nelle scuole, il servizio. Prende il via su scala nazionale il piano di edilizia scolastica predisposto dal governo guidato dal Premier Matteo Renzi. Una pioggia di soldi, circa 1 miliardo di euro, destinati alla realizzazione di nuove scuole, ma anche alla ristrutturazione e alla messa in sicurezza di quelle già esistenti. Un piano che destina complessivamente alla Sicilia oltre 91 milioni di euro, dei quali oltre 13 milioni e mezzo di euro ai 24 comuni dell'ex provincia di Trapani. In totale, gli interventi che verranno realizzati nel territorio trapanese sono 254. 8 milioni e 600 mila euro verranno impiegati per la messa in sicurezza di numerosi edifici scolastici, 4 milioni e 700 mila euro per il decoro e infine 250 mila euro per la realizzazione di due nuovi edifici, entrambi a Trapani. A Mazara del Vallo arriveranno oltre 600.000 euro che verranno utilizzati per un totale di 25 interventi di decoro. A fare la parte del leone invece sono i comuni di Pantelleria e di Marsala che nell'ambito del piano predisposto dall'esecutivo nazionale potranno beneficiare rispettivamente di circa 3 milioni e 2 milioni 800.000 euro. Nello specifico il piano romano si snoda su 3 filoni di intervento principale. Il primo è quello relativo alla costruzione di nuovi edifici scolastici o di rilevanti manutenzioni, il secondo è relativo agli interventi di messa in sicurezza, il terzo a interventi di decoro e di piccola manutenzione. L'amministrazione comunale di Castelvetrano lancia un appello ai cittadini e ai villeggianti a mantenere pulite la città e le frazioni balneari. Il sindaco rende noto che scatteranno controlli serrati per verificare il rispetto dell'orario di conferimento dei rifiuti e per contrastare l'indiscriminato abbandono di rifiuti ingombranti. Si è concluso al liceo Adria Ballatore di Mazara il secondo anno del piano di formazione per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative per i docenti di scuola primaria. Il corso PON, proposto dal Ministero, ha avuto come obiettivo quello di offrire agli insegnanti di scuola primaria dei vari circoli didattici di Mazara un corso di formazione e aggiornamento professionale per consolidare le conoscenze linguistiche di base e migliorare le competenze comunicative per il raggiungimento di un livello A2 di lingua inglese. Il percorso formativo si concluderà il prossimo anno scolastico con il raggiungimento del livello B1. Nell'ambito della rassegna Libera Estate promossa dall'Ufficio Diocesano per il Lavoro, questa sera presso la chiesa di San Vito a Mare a Mazara del Vallo, Anna Maria Santoro presenta il suo libro Una mamma in addio pizzo. Anna Maria Santoro, nata in Liguria, dopo l'università si è trasferita a Palermo, dove per scelta ha insegnato in una scuola elementare, membro del comitato addio pizzo fin dalla sua nascita. A dialogare con l'autrice sarà Davide Pati di Libera. L'incontro è fissato alle 21. Il futuro ha un sapore antico, terra, mare, arte e cultura, alcune idee per lo sviluppo socio-economico del territorio. E questo è il titolo dell'iniziativa che la CGIL di Trapani terrà domani con inizio alle 9 nella sala conferenze della Camera di Commercio, il servizio. Il futuro ha un sapore antico, terra, mare, arte e cultura, alcune idee per lo sviluppo socio-economico del territorio. E questo è il titolo dell'iniziativa che la CGIL di Trapani terrà domani con inizio alle 9 nella sala conferenze della Camera di Commercio. Obiettivo dell'incontro, così come si legge in una nota, è quello di aprire un confronto con le istituzioni, la politica, l'imprenditoria ed i professionisti di vari settori del mondo del lavoro, finalizzato a condividere un progetto comune per lo sviluppo del territorio trapanese. In particolare ai sindaci del territorio e dalle forze economiche e sociali verranno presentate le idee elaborate dal Dipartimento Sviluppo Economico del Sindacato. Ad aprire i lavori sarà il segretario generale della CGIL di Trapani, Filippo Cutrona, con la relazione del responsabile del Dipartimento Sviluppo Economico del Sindacato, Vito Cancitano.
A seguire ci saranno gli interventi del presidente dell'ente camerale trapanese Giuseppe Pace, del professore Adam Asmundo dell'Università di Palermo, dell'imprenditrice Fiorella Lagna e del docente di economia Vincenzo Provenzano dell'Università di Palermo. Le conclusioni saranno affidate invece alla segretaria nazionale della CGIL, responsabile delle politiche per il Mezzogiorno, Serena Sorrentino. Con l'obiettivo di snellire la sosta, la circolazione nel centro storico, soprattutto nelle ore serali e notturne, è attivo da venerdì scorso a Castellammare del Golfo il servizio di bus navetta gratuito. Si tratta di un'iniziativa promossa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicolo Coppola. Il bus sarà operativo nei fine settimana dalle 21 alle 3 di notte. Per il momento si tratta di un servizio sperimentale che resterà attivo fino a fine mese. Prenderà il via il 24 luglio ad Alkmaar, va a finire la rassegna di concerti, letteratura e mostre organizzata dall'associazione Vivi il Bosco. In calendario fino a settembre, 12 incontri nello splendido scenario della riserva naturale orientata a Bosco d'Alcamo. Riaperta al pubblico a Favignana la chiesetta di Sant'Antonio, che sarà visitabile tutti i weekend dell'estate dalle 19 alle 22. La chiesa era chiusa da 16 anni e recentemente è stata donata alla diocesi di Trapani dalla banca di credito cooperativo Tognolo di San Cataldo. Si è svolto ieri sera al Teatro Rivoli di Mazara il saggio 2014 della scuola di danza in punta di piedi. Ne seguiamo assieme qualche momento, mentre vi ricordo che lo spettacolo sarà trasmesso dalla nostra emittente nei prossimi giorni. Una nota di sport a calcio: prosegue la campagna di rafforzamento del Trapani in vista dell'inizio del campionato di Serie B. Nel weekend la società granata ha ufficializzato l'acquisto di altri due giocatori. Si tratta dell'attaccante Nicola Citro e del difensore Andrea Pastore, entrambi acquistati a titolo definitivo con un contratto biennale. Pastore proviene dal Pontedera, squadra con la quale ha disputato l'anno scorso il torneo di prima divisione, mentre Citro proviene dal Marcianise, squadra con la quale ha disputato il campionato di Serie D. Intanto sempre la società granata ha reso note le date della prima fase della preparazione pre-campionato. Staff tecnico e giocatori si ritroveranno domenica prossima a Tarvisio in provincia di Udine. Lì la formazione granata resterà fino al 1 agosto, mentre la seconda fase della preparazione si terrà in un'altra località da definire. E con lo sport siamo arrivati al termine del TG Vallo. Per la programmazione in onda sulla nostra emittente, vi ricordo che questa sera, con inizio alle 21:30, riproporremo la telecronaca della partita Mazara-San Cataldese. Il TG Vallo torna domani. Grazie per averci seguito. Arrivederci.